portale internet per raccontare giorno dopo giorno lo stato dell'arte della ricostruzione, avanzamenti dei cantieri, inizio delle opere di riparazione degli edifici pubblici e privati saranno contenuti all'interno del notiziario della ricostruzione. Nato per iniziativa della GEA d'Abruzzo, l'Agenzia Giornalistica Economica d'Abruzzo, in collaborazione con Comune, Regione, Uffici Speciali per le Ricostruzioni dell'Aquila e del Cratere, costruttori e ordini professionali. Ora è sotto gli occhi di tutti che la ricostruzione c'è. Andare fuori l'Aquila, non bisogna andare tanto lontano, e sentirsi dire che la ricostruzione è ferma non è accettabile. E quindi è necessario spalmare sul territorio una quantità di informazione enorme che generi consapevolezza, appartenenza, che passa attraverso la partecipazione, perché la partecipazione c'è quando c'è conoscenza, quando le persone le cose le sanno, le automaticamente le partecipano o emotivamente o con azione, e quindi si sentono appartenere a quella cosa. E quindi qui quello che si tratta di fare è generare appartenenza, ricostruire l'immagine dell'Aquila, perché sentirsi dire che siamo degli assistiti non va bene, anche perché non è vero. Riflettori accesi 24 ore al giorno, insomma, il web non dorme mai, sulla rinascita dei centri storici per monitorare i processi di ricostruzione. Uno, voglio mettere avanti il fatto che io sono aquilana. Sono aquilana dentro, anche se la mia storia familiare non è proprio così. Ma io mi sono scoperta aquilana dentro da quando la mia città non l'ho avuta più. E penso che accadrebbe a chiunque. E poi perché sono una professionista della comunicazione, della mediazione nella comunicazione, e storicamente ho creato prodotti editoriali, quindi la mia agenzia esprime un core business che è questo: Agea crea prodotti editoriali e genera servizi.